abbiamo costruito questa vittoria giorno per giorno, amministrando bene, amministrando per la città. Non significa che si sia amministrato senza errori, ma proprio da questi errori ripartiremo per migliorare ovviamente un percorso che è stato straordinario, un'emozione unica, come ho detto anche nel comizio finale, un'emozione che ha trasformato il sogno che 5 anni fa abbiamo avviato, iniziato per la nostra città, in ambizione, un'ambizione che si è tradotta in attività amministrativa. Abbiamo proiettato Teramo nel futuro attraverso un'azione forte, una visione che dovremo ovviamente proseguire, a cui dovremmo dare ovviamente una prosecuzione nel corso dei prossimi anni. Se dovessero essere confermati i dati che abbiamo detto, anche una vittoria abbastanza larga rispetto alle previsioni. Sì, se questi saranno i dati anche alla fine, la vittoria è netta, è chiara, senza equivoci, ed è una vittoria del buon governo, del buon amministrare, come dicevo prima, è anche una vittoria politica importante. Non dimentichiamo una cosa, anche dal punto di vista politico, che questo è il collegio nel quale è stata eletta la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Quindi è un segno anche di un risultato politico significativo che fa di Teramo un laboratorio civico-politico unico nel suo genere, che guarda al futuro, guarda anche al di fuori dei confini territoriali, e quindi diventa un modello a cui tanti guardano con attenzione, ma ora questo laboratorio deve proseguire sotto l'aspetto amministrativo, ovviamente per la gestione politico-amministrativa della nostra città. Devo ringraziare tutta la comunità per la risposta straordinaria, tutte le liste, tutti i candidati. È stato veramente un successo significativo, una vittoria importante, come ho detto prima, netta, chiara. Cosa promette? Adesso come crescerà Teramo? Teramo continuerà a crescere sviluppando il progetto che abbiamo portato avanti nel corso di questi 5 anni, con 240 milioni di euro di investimenti. Abbiamo già scritto il futuro della nostra città, ora con la comunità insieme lo definiremo, mettendo a sistema tutte queste opere che abbiamo finanziato, ma soprattutto una fiducia, una consapevolezza che Teramo ha riacquisito nel corso di questi anni, e quindi alla città non posso che promettere di proseguire l'impegno, di migliorare ovviamente le cose che sono andate meno, ma con tutta l'emozione che ci ha contraddistinto nel corso di questi anni e che ha avuto una risposta veramente unica da parte di tutta la comunità. A chi dedica la vittoria? Sindaco? Ma io ho iniziato questa campagna elettorale ricordando Massimo Speca e voglio chiuderla con questa vittoria ricordando il mio amico Massimo Speca, il nostro amico Massimo Speca, che è stato importante, fondamentale nel corso di questi 5 anni, e a lui ovviamente oggi mi sento di lanciare il mio pensiero. Senta, sindaco, lei aveva tutti gli occhi addosso perché è riuscito a mettere assieme una squadra molto ampia anche in vista delle regionali. Ecco, come ha fatto a unire tutto il centrosinistra? Ma siamo riusciti a mettere in campo una squadra che è stata composta sia dalle forze civiche che si sono allargate e forze politiche, quindi civismo e partiti politici che si sono messi insieme attraverso l'amministrazione, attraverso la buona amministrazione, l'inclusione, il coinvolgimento delle associazioni, il coinvolgimento di tutta la comunità, e questo ha consentito di costruire una squadra forte che diventa anche un laboratorio, come dicevo prima, politico a cui tutti guardano con grande attenzione. Devo salutare e ringraziare ovviamente gli altri due candidati, sia Cristina Marroni che Carlo Antonetti, per la competizione che abbiamo vissuto insieme nel corso di questa campagna elettorale. Ricordo qui, non in questa sede, nell'altra sede 5 anni fa, una vittoria al ballottaggio, e ricordo l'avversario Giandonato Morra, a cui va l'altro mio caro saluto, un abbraccio fortissimo, siamo sentiti qualche giorno fa, e quindi è una continuità con la vittoria di 5 anni fa. Questa vittoria è una vittoria che dà conferma della bontà del progetto e acquisisce ulteriore forza, che è la forza per la nostra città e della nostra città. La prima cosa che farà, sindaco? Ma noi proseguiremo il lavoro che stiamo svolgendo, non ci siamo mai fermati, non ci siamo fermati durante la pandemia, è stata un'amministrazione che ha lavorato sempre al servizio della città, a differenza di altri modelli che si servono della città e si servono di enti e istituzioni. Noi abbiamo servito sempre e solo la comunità teramana, così continueremo a fare senza interruzioni. Una vittoria netta, chiara, senza discussioni, di un progetto civico-politico che si è allargato nel corso di questi anni, che attraverso l'amministrazione ha incluso ulteriori forze civiche, ulteriori forze politiche, e questo è l'elemento che da subito ha dato la cifra, ha dato della buona amministrazione di questi anni, che è stata
confermata dai nostri cittadini, ai quali va un abbraccio enorme e un ringraziamento per la fiducia dimostrata, che in questa campagna elettorale è emersa attraverso una vicinanza, un entusiasmo sempre crescente a tutte le liste che hanno composto questa coalizione e che si proiettano ad amministrare la nostra città per i prossimi 5 anni, ai candidati. Teramo al centro di un progetto politico molto più ampio rispetto ai confini della nostra città, un modello che in fondo anche sul piano politico segna un dato molto importante. La vittoria all'interno di una città capoluogo nel collegio nel quale è stata eletta la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. In questo collegio Giorgia Meloni è stata eletta, la vittoria nella città capoluogo di provincia di un progetto politico alternativo, civico-politico di centrosinistra, è un segno importante e significativo della bontà di questo progetto, ma della capacità dello stesso appunto di diventare un riferimento regionale e forse anche di più. Giorgia Meloni, che è stata poi la... Le percentuali di questo momento, lei avrebbe vinto addirittura con un margine più ampio rispetto a quello previsto? Sì, insomma, ecco, dicevo prima, una vittoria larga e netta, che ha chiaramente dato un'indicazione insomma, anche a me, all'amministrazione, di straordinaria fiducia, segno di un buon governo cittadino di questi anni. Devo ringraziare e salutare ovviamente i miei avversari, sia Carlo Antonetti che Maria Cristina Marroni, per la campagna elettorale che si è svolta. 5 anni fa eravamo in un'altra sede, iniziava il percorso con una vittoria nei confronti di Gian Donato Morra, e anche a lui va il saluto, ci siamo sentiti qualche giorno fa, segno importante di un progetto che è partito per costruire un sogno per la nostra città, e l'emozione che abbiamo messo in campo ogni giorno di questo mandato ha trasformato questo sogno in ambizione che oggi fa di Teramo un riferimento a livello regionale. È stato un tema della campagna elettorale, siamo presidio della centralità di Teramo all'interno del territorio abruzzese, e così sarà, perché questo progetto politico-amministrativo è e deve essere un riferimento anche per il futuro, oltre che per la buona amministrazione di Teramo città capoluogo, che costituisce ovviamente la priorità. Continueremo nel percorso amministrativo, non ci siamo mai fermati, non ci siamo fermati mai durante il periodo della pandemia, non ci fermeremo ovviamente a maggior ragione ora con la spinta enorme di entusiasmo che la nostra comunità, la nostra città oggi ci consegna con un testimone che guarda al futuro. A chi dedica questa vittoria? Ho iniziato questa campagna elettorale ricordando il mio amico, il nostro amico Massimo Speca, e quindi a lui va il pensiero più dolce, il pensiero più caro, perché è stato un protagonista fondamentale di questi anni di amministrazione, sempre al fianco mio e di tutti coloro che hanno vissuto questo progetto. E quindi uno sguardo verso il cielo, l'amico Massimo, da parte mia e da parte di tutti. La campagna elettorale qui a Teramo ha portato tanti big politici. Lei prima ha parlato di Giorgia Meloni, che però è stata insomma assente in questa campagna elettorale qui a Teramo. La Schlein, quanto ha contato la presenza degli Elly Schlein come effetto trainante anche per questo vento insomma di sinistra all'interno del PD? Ma guardi, il motivo per cui Giorgia Meloni non sia venuta a Teramo ovviamente non lo conosco, il dato oggettivo è che questo è il collegio in cui è stata eletta Giorgia Meloni, e quindi questo risultato ha politicamente una valenza non secondaria. La presenza di Elly Schlein, ma nella stessa giornata in cui è stato presente l'onorevole Bersani, qualche giorno dopo la presenza di Bonaccini, il presidente Conte, la loro presenza comunque ha dato un contributo di entusiasmo, anche rafforzando proprio questo progetto, che è un progetto, come dicevo prima, che è nato civico, che si è strutturato e caratterizzato come progetto civico, ma che ha saputo dialogare fin dal primo momento, allargandosi alle forze politiche che condividevano questa visione della nostra città e questa visione della politica. Noi abbiamo sostituito al modello che purtroppo aveva portato al fallimento questa città lo schema dell'amministrare servendosi della città e degli enti e delle istituzioni, che purtroppo è ancora presente in alcune realtà, con un altro modello, un altro schema aperto. Noi serviamo la città, l'abbiamo fatto per 5 anni, e oggi con questo entusiasmo che viene dalla comunità teramana, che ci ha spinto verso il futuro, ovviamente ci proiettiamo per confermare questa centralità che Teramo in questi anni ha recuperato. Grazie ad un piano di investimenti, penso, di 240 milioni di euro che abbiamo costruito riprendendo la città da uno stato di difficoltà, e ovviamente abbiamo già scritto il futuro della nostra città, e insieme alla comunità
metteremo insieme a sistema tutte queste opere, tutti questi progetti che abbiamo ovviamente per la nostra Teramo. Ma è prematuro questa riflessione in termini di scelta del candidato governatore. Sicuramente è un risultato ed è una vittoria che, anche perché Teramo è un laboratorio ed un modello di campo largo senza perdere mai la sua identità, è stata sempre chiara, molto netta, ma civico-politico con un campo largo che oggi ha vinto, e ha vinto proprio perché è stato inclusivo, è sicuramente, deve essere un riferimento, un modello anche per le prossime elezioni regionali. I suoi sfidanti cosa si sente di dire in questo momento? No, come dicevo prima, li ringrazio per la competizione che abbiamo vissuto insieme in questa campagna elettorale. È stata una campagna elettorale breve, intensa, rispetto alla quale io non ho mai cercato o alimentato lo scontro, non ho mai parlato a loro, nel senso che non mi sono scontrato, ci siamo confrontati, ma ho sempre cercato di parlare alla città, e devo dire che questo ha premiato. Politicamente la questione del terzo polo qui a Teramo come si sente di commentarla? Ma il terzo polo di fatto non si è mai avviato se legato a queste elezioni comunali, nel senso che è partito già diviso, separato, con una parte che ha appoggiato la candidatura della destra e poi l'altra parte che invece si è ritrovata nella candidatura di Cristina Marroni. Quindi c'è stata una divisione, quindi non c'è stato spazio. Io credo che la vittoria politicamente sia una vittoria non inaspettata, nel senso che c'era grande fiducia e consapevolezza, ma di una dimensione con una forza così netta che ha delineato quali sono state e quali erano le forze in campo e qual è stata la risposta della città in modo chiaro, netto e senza equivoci. Ultimissima cosa, c'è Silvio Paolucci qui nella sua sede, è l'uomo giusto per le regionali, per il centro-sinistra? Ma non spetta ovviamente a me dire chi sia l'uomo giusto, come dicevo prima è prematuro, ripartiamo da Teramo. Silvio Paolucci è, oltre che un amico, è stato un ottimo amministratore, un ottimo politico, un riferimento del Partito Democratico, quindi con Silvio abbiamo sempre parlato e continueremo a parlare. Al di là del nome, io credo che la vera sfida sia nella capacità di costruire un campo largo, di far dialogare tutte le forze che vogliono porsi in alternativa al governo regionale con senso di responsabilità. E ovviamente non si può che partire da Teramo, perché questo risultato ha una dimensione, ha una prospettiva regionale, soprattutto in una campagna elettorale in cui abbiamo vissuto, no, anche la presenza qui a Teramo dell'amico sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, oltre all'amico Carlo Masci. Quindi c'è stata quasi una considerazione di Teramo un po' come periferia rispetto ad altri territori da parte della destra. Ecco perché il progetto civico regionale deve, il progetto regionale, politico regionale, civico regionale, devono guardare con grande attenzione a quello che è successo a Teramo, ma la presenza di Silvio, di Michele Fina, che ringrazio, di tutti gli esponenti del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, oltre ai gruppi civici che costituiscono ovviamente la base di riferimento di questo progetto che è partito 5 anni fa, costituiscono ovviamente la garanzia che da Teramo si riparte per un percorso ovviamente che ci dovrà portare lontano.